Benvenuti a Toxic, terza serie Oblivion, il vampiro. Permettetemi questo approfondimento letterario e anche un po' iconografico, rispetto a questo monstrum, come dire, letterario, perché si parla del vampiro energetico, eccetera, eccetera, no? Succhia l'energia e la capacità affettiva per vivere perché gli manca il narcisista, è tutto, tutto giusto. Ciò che si dice poco, perché in realtà, come dire, tutti pensano di conoscere il vampiro in quanto ci sono film, ci sono horror, è tornato anche un po' in auge, eccetera, ma in realtà quello che si dice, quello che non si dice casualmente, forse casualmente, del vampiro, se il vampiro versione, come dire, ortodossa, no? Cioè, nel senso che poi ci sono vari vampiri cinematografici e letterari, ma diciamo il vampiro versione ortodossa ha una peculiarità che è molto importante, che viene poco pubblicizzata, e cioè che le persone delle quali vuole bere il sangue, vuole vampirizzare, devono invitarlo in casa. Cioè un vampiro si presenta alla porta, ma non può entrare in casa vostra a meno che voi non lo invitiate ad entrare. Allora, questo è un punto cardine nella metafora del vampiro energetico. Cioè, se noi togliamo questo fattore, e qui ci risiamo, che piace o non piace, ma di responsabilizzazione della persona vampirizzata, cade anche secondo me il valore della metafora del vampiro usato, applicato al narcisismo e alle relazioni tossiche. Cioè, il vampiro si presenta alla porta e naturalmente con le sue tecniche, love bombing, interessamento, suadente, voce, quello che è, cerca di convincervi a farlo entrare. Ma l'unico modo è che la persona, la donna, nel caso dell'iconografia più classica, lo inviti. Se invece lo blocca, se non lo fa entrare, il vampiro per una forza magica non può entrare, non può invadere la casa, che ricordo così freudianamente è simbolo della donna, non può invadere la casa e naturalmente non può vampirizzare, non può vittimizzare la persona. E beh, questo è molto importante, oltre al fatto che naturalmente il vampiro, che naturalmente nasce in seno, come dire, alla società vittoriana, per cui rappresenta comunque la liberazione dell'istinto, no? Anche il fatto che beva sangue non è un caso, la vita, cioè nel senso la parte più sanguigna, la parte più viscerale, c'è tutto un fattore di erotismo ben noto, ma d'altronde i mostri di quel periodo storico, letterari e anche cinematografici, penso ai mostri della Universal come al vampiro, Dracula, quindi l'uomo lupo, Dottor Jekyll e Mr. Hyde, sono tutti personaggi che in qualche modo slatentizzano la parte bestiale, animale, compressa da una società che fustigava l'istinto, che in qualche modo bloccava l'istinto. La società vittoriana era particolarmente severa, per cui Dracula è di fatto il mostro erotico per eccellenza, perché questa liberazione dell'istinto si connette al sangue, l'uomo lupo si libera l'istinto però in una dimensione più belluina e aggressiva, e Dottor Jekyll e Mr. Hyde innesta questa liberazione dall'istinto con lo scientismo, con l'abuso della scienza che trascende i limiti di natura, e quindi lo scienziato fa il mad doctor fa cose che non dovrebbe fare. Però sono tutti personaggi che in qualche modo, anche l'uomo invisibile, cioè sono tutti personaggi che in qualche modo liberano un istinto represso. Tuttavia, ecco, è importante ricordarsi per una questione di responsabilizzazione che il vampiro è comunque una creatura che
deve essere invitata a entrare per danneggiare e deve danneggiare più di una volta, cioè non si diventa vampiri a propria volta semplicemente se si viene morsi una volta. Se si viene morsi una volta si diventa un po' anemici, ma per diventare vampiri a propria volta, per essere corrotti completamente, ci si deve, come dire, prestare più volte e in qualche modo abbandonarsi al male. Un saluto e al prossimo video.